Santa Marri. Buongiorno. Fate roba di spedizione? Spedizionisti, sì. Spedizionieri, cose. Io c'ho da spedire una cosa, una persona. Come una persona, in che senso? Cioè le spiego, praticamente mio nonno, che è un po' sciroccato, diciamo, fa fatica a prendere treni, aerei, perché è un po' ignorante, quindi abbiamo un po' di difficoltà, nessuno lo può accompagnare. Non è possibile in qualche modo metterlo su uno dei vostri furgoni e spedirlo in Calabria? Pagando ovviamente quello che c'è da pagare, no? Non opino. No, ma scusi, chi è lei? Massimil di Quarto, imperatore indiscusso della Milano Male. Cosa? Pronto? Sì, pronto, Male. Mi sta prendendo in giro? No, non scherzo mai. Senti per caso alle mie spalle gorille, scimmie, che sono il circo? No, però noi spediamo merce. Ah beh, ma tanto mio nonno non è che parla neanche mezzo italiano, proprio un terrone, no? No, guardi, non... Dormelo, gli do quattro pillole. No, non ce ne occupiamo, guardi. Ah, non è... guarda che è sano, Non è che le muore durante il tragitto. Lo imbusto? No, sì. Ma neanche se glielo consiglio sotto forma di pacco? No, guardi, ripeto, se è una richiesta seria, le diamo ascolto, se no no. Sono serissimo io, perché senti un tono scimpanzesco? Senti che faccio il buffo? Sì. Ma vedi che la tua percezione è sbagliatissima proprio. Ma sicuro che scherzo pochissimo nella vita io. Dai, come ci accogliamo? Non c'è un capo, qualcuno che posso chiedere, magari sotto forma di intimidazione, la cosa? No, ripeto, se deve fare una richiesta per un trasporto di merce, sì. Ah, capito. Ma se allora, se mio nonno lo abbraccio della droga? No, guardi. È merce, no? La saluto. Non fa lascima di merda, che mi sto ingazzando. Com'è sta cosa? Arrivederci. Abbraccio della droga. Ma guarda sta pagliaccia. Scema di merda, la prossima volta che mi metti giù la cornetta in faccia, vuoi vedere che ti trasformi in una busta da lettere? Hai capito? No. Ho detto che la prossima volta che mi metti la cornetta in faccia ti bagno nell'amido e ti trasformo in comodino. No, non ha detto sonaggia. Aia. Ciao Getras, buongiorno. Sì, buongiorno, fai spedizioni? Sì. Non mi sembri tanto convinto. Sì. Dimmi. No, vabbè, ma se non fai le spedizioni è inutile che... Ma chi sei? Scemo. Chi sei? Scemo. Sono Giovannino, tu? Sì. Bella voce che c'hai. Grazie. Prego. Senti... Ma tu sei... Hai mai pensato di farti la plastica alle tette? Perché? Perché no, sento... sto scherzando. No, mi sento che secondo me sei un po' culo. Una ciucciatina di tette, un bel trans. Tetta ciucciante del trans. Te la faresti ciucciare? Cosa? Ma chi sei? Sono Giovannino. Giovannino di che? Di che cosa? Di questo mondo, no? Ho chiamato perché devo fare una spedizione, però mi hai risposto te tutto trans. Sai che a me piacciono anche queste cose con gli uccelloni e le tettazze. Però è una ciucciata di tetta. Ma perché? Sage Tras, buongiorno. Oh, ma hai buttato giù il telefono? Ti ho chiamato per la spedizione. Sì, non ho tempo. Ma io ti voglio ciucciare le tette. Guarda che ti fracagno, scemo di merda. Non è che perché sei tutto tetta uomo e tetta donna fai il furbo, hai capito? Che io ti ciuccio il cervello, hai capito? Scemo di merda, che ti fracagno la tetta. Ti fracagno di ciucciate la tetta. Ti stai eccitando un po'? Dai che ti fai tantissimo. Te le ciuccio proprio, ti faccio un frullato di capezzoli. Dai ciuccia. Ti fa ridere se ti dico che ti fracagno la faccia di schiaffi, scemo di merda? Non ti fa ridere? Adesso ti giuro, mi stacco il cazzo, mica te lo lancio a boomerang, mica e ti taglio la testa. Scemo, parla un pochettino che ti fracagno, coglione. Vuoi parlare o no? Poi cosa? Dai, fatti ciucciare la testa. Un minuto proprio, ti ciuccio il cranio. Fammi ciucciare qualcosa, no, che sono tutto fatto a merda. Allora ci vuoi ciucciare qualcosa? Oh, ti fai ciucciare che ti fracaglio la testa? Dai. Che ti devo dire? Ti stai eccitando, eh? Culando? Sì. Lo so. Senti. Per venire, guarda. Oh, sì. No. Dai. No. Dai che ti faccio felice. Senti, faccio una ciucciata fortissima, no? Che ti sfilo la spina dorsale. Ci stai? Ciucciatetta trans. Ma dove ti escono queste cose?
però sta lì, eh? Sai che mi hai fatto venire veramente il latte ai coglioni, proprio. Senti, vai a cazzo, scordonati. Senti, dai, ti saluto adesso che mi hai fatto venire, mi è scesa la scimmia. Ti chiamo più tardi magari, eh? Che ti fracagna. Perfetto, hai capito? Che ti fracagno proprio di schiaffi, scemo. Oh, butta giù, coglione. Scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. È uno stupro. È uno stupro telefonico. È stuprato telefonico. Cambiamo il nome, non è più Itamarri, ma lo stupro telefonico, cazzo. Schifo di persona. Maestro! Lo zoo si ferma e ritorna più delirante che mai. Noi siamo